Dunque, Brugman ai saluti. Sarà ceduto in Serie A al Parma di Roberto D'Aversa, suo estimatore sin dai tempi di Lanciano. Operazione ai dettagli, di fatto manca solo l'annuncio, al di là delle frasi di circostanza. E non è neanche una novità, ne avevamo già parlato nelle scorse settimane. Con l'arrivo di Luca Palmiero, regista rivelazione dell'ultimo campionato di B, la situazione si è cristallizzata nella sua totale interezza. Se poi ci mettiamo gli ottimi rapporti tra i due club, tra il presidente Sebastiani e il DS dei Ducali Daniele Faggiano, e soprattutto gli affari da Macino in poi, passando per Galano, beh, l'epilogo è scontato. Operazione da 2,5 milioni di euro, più l'intero cartellino di Matteo Brunori, classe 1994, 25 anni ancora da compiere, 17 gol lo scorso anno in C tra campionato e playoff ad Arezzo, nel 4-3-1-2 di Dal Canto, 2 anni fa, 23 in D nel Villa Biagio, carriera iniziata da esterno nel Foligno in C1, poi settore giovanile Regina, ancora in C con Foligno, Reggiana Pro Patria, 0 reti in 40 presenze tra i professionisti. L'italo-brasiliano si rimette in discussione, scende in eccellenza e cambia ruolo col Petrignano di Assisi, 40 gol in 2 stagioni, poi, come ricordato, Villa Biagio e appunto Arezzo. Prima o seconda punta, abile ad attaccare la profondità, discreta fisicità, ma svelto e rapido in area di rigore. Certo, l'ideale sarebbe stato Ceravolo, ingaggio però fuori budget, circa 600.000 euro netti a stagione. Matteo Brunori, è vero, è una scommessa, ma nel calcio mai dire mai.